E finalmente si inizia con il nuovo sistema di trofei su Brawl Stars. Partiamo immediatamente in una bella scalata con Colt, grado 38 ovviamente con i nuovi gradi. Ma soprattutto il video di oggi andremo finalmente ad aprire le casse RIP. Mi raccomando ragazzuoli, lasciate un bel mi piace per altri video in cui andiamo a scalare, perché ormai tocca portare tutti i brawler a 1000 come minimo. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Mi raccomando raga, ogni settimana scandini poi lo dovete reinserire, così come anche in tutti gli altri giochi Supercell, grazie a chi lo farà. Appunto, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video, lasciate un bel mi piace. In uno dei prossimi video andremo ovviamente anche a shoppare Pam putrefatta, molto carina. E direi di partire però un attimino con l'overdrive casuale, anche perché tanto ragazzi, ma non erano usciti. Aspettate un attimo. Ok ragazzi, abbiamo risolto l'arcano. È un bug per il cui si trovano gli overdrive, pare, anche nelle casse RIP. E fa ridere perché io adesso ne devo aprire un tot e... oh mio Dio. Ok ragazzi, il video sull'overdrive di Penny e di tutti quelli che troveremo in queste casse RIP continuerà alle 18. Cioè, quest'oggi uscirà un secondo video giornaliero dove andremo ad utilizzare in caso gli overdrive troviamo nelle casse RIP. Perché ragazzi, è un bug. Praticamente nelle casse RIP e anche in quello dell'overdrive potevano uscire i nuovi overdrive anche se non sono ancora usciti. È un bug confermato che Supercell conosce e che però attualmente non può risolvere a quanto pare. E quindi ragazzi, adesso ci andiamo ad aprire le casse RIP sperando di trovare qualche altro overdrive a questo punto. Non lo so, non credo, perché da quello che ha detto Supercell c'è una possibilità bassissima di trovarli effettivamente. I graffiti, infatti, soprattutto in realtà vorrei le robettine estetiche. Comunque 9 skip sbroccati effettivamente, senza senso. Ok, molto carini, molto carini. E io continuo a shoppare raga, e dopo andiamo a fare la scalata di Colt. A questo punto voglio vedere quanti overdrive riusciamo a trovare, se riusciamo a trovarli effettivamente. Bellissima quella lì, la cassa che si trasforma. Bellissimi anche tutti questi graffiti raga. Molto belli gli oggetti estetici di Halloween ragazzi, gli vengono sempre bene a quelli di Supercell. Sono veramente sempre spettacolari. Per il resto ragazzi, ovviamente sto andando abbastanza veloce perché sono tutti raddoppi XP eccetera eccetera. Dovrebbero essere una ventina di box RIP, 19 per l'esattezza. Ok, però ci stiamo facendo una scorpacciata di monete che non è scontato per noi che dobbiamo fare poi il contenuto del shoppare le skin argente. Oddio, ho visto più di 10 skip raga. Oh mio Dio ragazzi, la skin, abbiamo trovato Pam. Ma non ci posso credere. Vabbè, ovviamente poi andremo ad utilizzare un altro video, ma sta succedendo di tutto, ragazzi. Guarda quante monete poi... Mamma mia. Ma che è il video di oggi? Pensavo di aver trovato un altro overdrive, sinceramente. Mamma mia, guarda pure i bling, vabbè. Pensavo di aver trovato un altro overdrive, raga. E da un certo punto di vista, in realtà... fatto uno starnuto ragazzi e penso mi abbia sentito tutto il palazzo. Va bene. Dicevo, avrei preferito trovare un altro overdrive comunque. Ok, va bene. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ci avete trovato nelle casse RIP, ovviamente. Sono curioso di saperlo. E niente, andiamo avanti per la nostra storia. Va bene. La nostra strada, che storia. Mi ero concentrato a vedere se avevo visto bene che erano 1000 monete. E sì, raga, ci sta dando botte anche di 1000 monete, eh. Ci sta dando botte molto interessanti anche di 1000 monete. Molto interessante aver trovato la skin, raga. Poi, ripeto, ci faremo un altro video. E via, ok. Va bene. Ok. Vediamo un po', altri 9 skip, niente, non dovremmo aver trovato nient'altro. Vabbè, come ha detto Supercell, raga, era abbastanza difficile trovare gli overdrive in queste casse RIP. Ripeto, fatemi sapere nei commenti, Ani, se voi ci siete riusciti. Oddio, ho fatto male i conti, pensavo fosse l'ultima quella. E invece col cavolo, ok. Raga, comunque alla fine della fiera... mazza, ho sbagliato di tantissimi... ah, perché questa è la botta da 10, raga, non la botta da 5. Ok. Ho sbagliato i conti per quello, giusto? Sono 10 in questo. Altre 1000 monete. Buonissime. Veramente buone. No, erano 100 in realtà. Ma allora pure prima ho visto male. Allora vedete che mi dovevo concentrare effettivamente. Pure prima ho visto. Anche skippando veloce metto una cifra in più. Però raga, ci siamo fatti una bella scorpaccia di monete. Purtroppo anche dei bling pure se non mi interessano. Però va bene uguale. Detto questo ragazzi, campetto direi di... no, tengo questo gadget che in caso lo utilizzo per spaccare. E vediamo un pochettino. Ovviamente ragazzi, con questo nuovo sistema di trofei dovrebbe essere più facile scalare fino alle 750-800/1000 e... rispetto ovviamente a prima. Però vediamo, perché chiaramente servono anche un po' di skill, un po' di fortuna anche coi random, se giocate come me spesso coi random. E quindi vediamo un po' quello che succede ragazzi, dai.
Bella la seratina, ci siamo beccati pure noi. Occhio lì alla Bibi. Molto male. Molto male. Bravissimo l'Edgar. Qui raga mi hanno carriato loro, perché il Colt, l'altro Colt mi aveva a dir poco spaccato. E noi qua però ci siamo un attimino rifatti, Qui noi ragazzi ci siamo un attimino rifatti. Assolutamente. Ma io ragazzi vado un pochettino a spaccare lì. Ok. Sto Danilo, regà, è bravo con Colt però, No. No, la butto via, raga, con la ulti. Raga, era l'unica cosa che potevo fare per difendere. Oddio, c'era stecca con la ulti, poteva difendere lui, forse io l'ho sprecata. Però non volevo rischiare. Il Colt ha spaccato. Perfetto, gli ho fatto sprecare il gadget, ragazzi. Mannaggia, aveva capito l'Edgar, raga. Io volevo fare il buco lì per farlo tirare. Bravissimo. Dai che l'ho spaccato il Leon. Dai, dopo uno start abbastanza brutto da parte nostra, ci stiamo un attimino riprendendo, Che vuole fare Leon? Che volevi fare? Che volevi fare? Bravo, stecca, bravissimo! Fenomeno! Bravissimo, Edgar! Let's go! Let's go, ragazzi! Il colt avversario fortissimo, però poi dopo ci siamo ripresi, i miei compagni molto bravi, hanno quittato, va bene, ci sta. Perfetto, raga. Perfetto, oddio, subito star drop mitico! Vabbè, punti energia, maledizione. Ovviamente abbiamo anche il secondo per via dell'evento, va bene, ok. Più 8, ok. Va bene, ragazzi, andiamo avanti. Spero di essere abbastanza fortunato come prima con i compagni, ragazzi. Fenga tutte e due le parti. Mortis, loro c'hanno Sandy e Kenji che comunque ci potrebbero dar fastidio, Oh, raga, ma... Ah, giustamente. Io stavo aspettando che sparassero a Sandy, ma giustamente, raga, sto con tutti i brawler da vicino. Raga, mi ha dato un matchmaking con tutti i brawler. Meno male se sono magnati il gol. Bravissimo, Mortis. Bravissimo, e l'ha portata avanti. Bravissimo. Meno male è stato bravo almeno lì. Cioè, avevo visto il Sandy arrivare, no? Però tra me e me ho detto, boh, vabbè, ma tanto, che ci frega. Perché ho detto, qualcuno gli sparerà. Pensavo sprecato la ulti. Bravissimi! No, scherzone. Pensavo fosse morto il Kenji, invece giustamente non era morto. Raga, qua me so... Non ve voglio dire me so fatto frega, però speravo che me potessero tenere di più il Sandy lì, invece devo sparare io. L'ha ucciso il Mortis, raga, ma praticamente il 99% della vita gliel'ho tolta io. Questi sono un team prefatto palesemente. Sono palesemente un team da tre che si è organizzato perché giocano troppo bene insieme. Poi, se non sono un team prefatto, sono tutti e tre fortissimi e sanno giocare. Ragazzi, incredibile. Matchmaking totalmente disonesto per noi questa volta. Abbiamo preso proprio le pizze così tranquillamente, va bene. Non solo, ragazzi, loro avevano un 60.000 coppe e passa, un 40.000, e di noi solo io stavo sopra le 40.000. Vabbè, ci ha fatto beccare un team da tre palesemente organizzato e nettamente più forti. Tutti, 1v1, erano tutti più forti loro. Che ci dovevamo fare? Ci hanno proprio stracciato brutalmente. Anche al secondo round, dopo ci hanno fatto il primo gol, nonostante io abbia controllato il Sandy a sinistra e poi se lo siano killato, hanno comunque fatto gol in due. E quello era abbastanza esplicativo. Seppure questa va male, raga, se ne spostiamo direttamente in sopravvivenza. Tanto, raga, con Colt in sopravvivenza possiamo tranquillamente dire la nostra. Io qui spacco nel dubbio il più possibile. Non ho capito se in linea cespugli c'è qualcuno. No, ok. Ok. Raga, mannaggia quella cassettina che è rimasta lì. Dai, però. Ok, ragazzi. Cioè, i miei sono rimorti di nuovo. Vabbè. Ero accerchiato da due, ho detto vado sul Carl che magari lo kill e loro in due mi bloccano Ambra. Infatti, comunque, bene o male è andata così. Cioè, no, scusate, lo scu. Ambra sta con noi. No, il Chester era, c'era il Chester. Che cacchio sto dicendo? Raga, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, ci stanno a richiude malamente. Ci stanno a richiude, no, niente, ho pure fatto sta pollata. Io ho aperto i cosi e mai stato.
Dai, 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 Frank. Niente, si sta facendo bombare di continuo. No. No. Madonna. No, no, Frank. A parte che avresti spaccato qualsiasi cosa. Allora, dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma come ha usato l'overdrive? Ha usato l'overdrive, raga. Perché ha usato l'overdrive? Cioè, se lo sapevi adesso ne era meglio. Forse per velocizzare? Forse per velocizzare, non lo so. Vabbè. Vabbè. Allora, stiamo calmi. Alla fine comunque mi sarà meglio l'altro gadget. Ragazzi, però io vi voglio molto bene, eh. Non voglio dire che non vi voglio bene, però... zio Pera. Zio Pera. Dai, dai, Frank! Ma invece di attivare l'overdrive, sparagli e basta! No, 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 raga, mo lo stu, se ricarica la ulti e tira con la ulti. Già lo so. Brava. Mamma mia, che parata che abbiamo fatto. Butta su sta palla. Let's go. Let's go. Ma andiamo un po' in sopravvivenza, ragazzi. Andiamo un attimo. Eravamo pure gli sfavoriti. Dai, andiamo un attimo in sopravvivenza. Lande tempestose e via. Ok, andiamo un po'. Se riusciamo a fare... oddio. Dynamite Edgar. Due Energetic. Lily. Diciamo che la lobby non la volevo vedere. Bene. Molto bene. Ci ha spaccato totalmente. Ma non ci credo, bro. Ma porca miseria, ma ti lasero una volta? Ma perché? Sì, poi tra l'altro sono morto prima io, giustamente, no? Ma giustamente. Cioè, raga, l'avevo laserato. L'avevo distrutto, perché ormai ho recuperato vita. Ma che continui a pushare? Che volevi fare? Era normale che ci saresti morto. Era ovvio che mi avrebbe anche killato, ma fatte gli affari tuoi, fatte. Invece di morire tutti e due, cerchiamo di sopravvivere un attimino, no? Comunque, pensavo di essere più veloce con Colt, di riuscire a farmi la cesta e allontanarmi dai cespugli, perché... ovviamente mi aspettavo che qualcuno arrivasse prepotentemente in quel modo. Ah. Alili, che faccio? Te lascio così? No, raga, devo usare l'altro gadget, non c'è niente da fa. Devo usare l'altro gadget, raga. No, mamma mia, raga, come sto a giocare male. Come sto a giocare male. Come sto a giocare. Sto sbagliando tutto. Sto sbagliando. Naggia. Ma so proprio stupido, eh. Cioè, io ragazzi, ste partite, cioè, nel senso, mi sto impegnando per perderle, eh. Cioè, mi sto proprio impegnando per perderle. Mamma mia, se mi sto impegnando per perderle, ragazzi. Cioè, era ovvio che Leon avesse messo la torretta per venirmi addosso, no? No, io mi sono messo un po' così per cercare di tagliare. Cioè, ma certo, bella giocata, G. Veramente una bella giocata. Ah, niente, qua era perfetto il gadget per andare a lootare quelli là. Sì, tre Edgar, ragazzi, tre Energetic, ho capito, ma... mi sa che sta scalata con Colt la rivediamo prossimamente, raga. Mi sa che la rivediamo prossimamente. Prima cerchiamo di far salire un po' gli altri brawler e poi penseremo a lui. Vabbè. Non pensavo che di Automira andasse su quell'Energetic lì. Ok, almeno mi sono preso il co... certo, bro. Tranquillo che io aspettavo lì. Oddio mio. Ecco, Edgar ha già fatto fuori anche un Energetic. Cioè, scusate, un Colt. Godo. Godo veramente tanto. Oh, ma quello ce l'ha con me proprio, eh. Comunque no, non è proprio la mappa per Colt. Diciamo che Colt, secondo me, in sopravvivenza può giocarsela un po' in tutte le modalità. Cioè, un po' in tutte le mappe, secondo me. Però con sto matchmaking, con tutti i brawler che giocano, cioè tutti Energetic, qualche lanciatore di qua e di là,
No, la Jessie maledetta. Questa sta camperando lì dall'inizio della partita, ragazzi. Questa Jessie stava camperando lì dall'inizio della partita, perché è la prima che abbiamo la serata e si è andata subito a mettere nei cespugli. Io non ci posso credere. No, raga, dobbiamo aspettare una buona mappa per la sopravvivenza con Colt e poi lì partiamo. Vediamo se riusciamo giusto ad avvicinarci alle 5.80. Se no, ragazzi, per oggi va bene anche così. Allora, loro, ragazzi, ci possono far molto male, eh. Loro ci possono fare veramente molto, molto male. Ok. Qua non c'ho niente che spacchi. Te voglio bene, ma... Mazza, oh, ma che sfiga. Cioè, manco una hit sta entrando. A parte mo' ho preso il muro. Fratelli. Ok. Bravo, Buster. Ok, buona hit anche lì per noi. Che dolor. Allora, almeno lì ho spaccato. Che comunque può essere utile. Che comunque può essere utile, ragazzi. Beh, vedete. Ok, perfetto. Va bene. E un gol è andato. No, bro. Stai solo a far caricare le ulti agli spike. A tutti, stai a far caricare. Bro, te voglio bene, ma... No. Lo so che ero andato sulla ulti, raga, proprio lo stringi il più possibile per... Mannaggia. Se fossi riuscito a far entrare un'altra hit sulla Maxine. Ok, vediamo un po'. Bravi, ok. Mamma mia, ragazzi. Che sudata. Va bene. Dai, proviamo a fare un'altra win. Allora, Leon, Melody, Sam. E noi Frank e Shelly. Sì, però, ragazzi. Oddio mio. A parte prima col Frank, mi sa che abbiamo pure vinto o sbaglio. Mi sa di sì. Frank farà caricare continuamente la ulti a Leon e alla Melody. Non ci voglio neanche pensare. Questa è la copia, lo so. Ok. No, regà. Ma vi siete fatti rubare la palla. Ma c'era il Frank dietro di me. Ma pensavo solo a spaccare lui. Ok, un po' di hit sul Leon. Dai, no. Mazza, già ho riusato tutte le ulti. Cioè, già ho riusato tutti i colpi. Annazza, c'avevo l'overdrive. Perché non uso l'overdrive? No! Sprecato pure il gadget. Annaggia, che sfiga, raga. Abbiamo attaccato noi tutto il tempo. Questi arrivano una volta... E con un secondo di delay con la ulti del Frank non riusciamo a fermarlo. Ah, che sfiga, regà. No, Shelly, che stai a fa? Shelly! Oddio. Dai, che... No! Tempo, regà. Dai che si può fare. Dai, ho un po' ittato pure Leon. Dai che siete due contro due. Anzi, sta messo male il Sam. Dai, regà. Niente, hanno ripreso palla loro. Mannaggia, lasciamela. Brava Shelly! Mamma mia, raga, ho usato la ulti, ha spostato tutti e noi abbiamo fatto gol. Avrei tirato lì comunque. Però grandissima. Distrutto il Leon. Ma poi ogni tanto si ferma il Leon tipo. Poi ho hittato, ma pochissimo. Dovevo hittare molto meglio. Sto sprecando troppe hit. Ok.
No, sei rifermato. È rimasto fermo, raga. Ha usato la ulti e poi è rimasto fermo. Dai. Dai che non c'è il Sam. Sì. Mamma mia, raga. Mamma mia, ragazzi. Ma 10 kill abbiamo fatto. Dai, l'ultima, raga. Tentiamo l'ultima. Come va, va. È l'ultima. Una bella win sarebbe tanta roba. Se perdiamo, amen, li andiamo a recuperare. Turu tu turu. Allora, energetic, Sandy Mortis. Oddio, noi stecca Mortis. Vabbè, ragazzi. No, ragazzi. Ma perché faccio frega sempre dai Sandy? Ci hanno chiuso subito. Ma sapete perché ci hanno chiuso subito? Perché io e lo Stick abbiamo giocato male lo start. Sandy e Energetic sono più compatti, tra virgolette, più solidi, ecco. E quindi sono riusciti a prendere spazio. Però ci ha salvato il nostro Mortis, raga. Il nostro Mortis ha fatto davvero un'ottima difesa solitaria. E io qua sono rimorto come un pollo. Ma perché ho missato tutto l'ultimo colpo? Perché sono Mortis e l'avrei killato. Mannaggia la miseria. Non è possibile, dai, raga, non è possibile. Ok. E comunque, che ulti al filo del rasoio ho tirato. Che non ho preso i nostri muri e stavo per distruggere il Sandy. No, 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 Mortis. Raga, che... No, 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 sta fermo lo stecca. No, non sta... Usa la ulti, usa la ulti. Spacca tutto, bravo. No, no, no. No, 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 no. Mamma mia, raga, che catenaccio che stiamo a fa. Butta via sta palla, buttala via. Mamma mia, raga, che catenaccio. Tutto grazie allo stecca quasi, perché col fatto dei rimbalzini. Raga, mo lo fa. Dai, corri, stecca, spara tutto quello che c'hai, ti prego. No, erano morti. Raga, ci hanno chiuso troppo. Senti, allora, io faccio subito una cosa del genere. Subito sprecato, ovviamente. Ok. No, raga, però il Mortis è andato a morire, nostro. Ma oggi male. Ultimamente con Colt, ragazzi, stiamo facendo delle ottime partite. In duelli, raga, mi tocca giocarlo in duelli, Colt, maledetto. Però in duelli ci metto 12 anni a portarlo su. No, niente, è morto lo stecca. Se fossero rimasti in due avremmo potuto fare gol, ma così da solo dov'ha? Mannaggia la miseria, mannaggia. Guarda, in realtà lo stava quasi per fa. Lo stava quasi per fa, raga. Mannaggia. Peccato, brutta partita. Sono stati bravi loro. Vabbè, poteva essere la partita alle 7.80, ma va bene così, ragazzi, dai, va bene così. Detto questo, raga, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello Shopify Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Vi aspetto col secondo video giornaliero, perché dopo uscirà il video sull'overdrive di Penny, mi raccomando, ragazzuoli. Per me è tutto, ci troviamo dopo, appunto, col prossimo video. Ciao, ragazzuoli!